Orsi della Croce Rossa italiana, che ha accettato a dare il patrocinio a questa iniziativa, permettendo a noi volontari, ce ne saremo due, che sono in diversi tipi di vesti. Una è quella di soccorritore acquatico polivalente, saremo in due soccorritori acquatici di acque vive brevettati con un defibrillatore. Si spera che non succeda nulla, però se dovesse essere un'eventualità così grave, siamo in grado di porvi le prime attività di soccorso. E in più i saluti del dirigente scolastico dell'Istituto Leopoldo II di Lorena, che doveva essere qui e non c'è perché ha avuto, diciamo, un'indisposizione, e quindi lo rappresento io, gli porgo i saluti. Perché Leopoldo II di Lorena? A parte il fatto, una piccola cosa non registrata, che Angelo e quindi Vincenzo, il mitico Vincenzo Gentili, che per l'Istituto Tecnico Agrario a quei tempi era così, ha dato tutto se stesso, e noi stiamo portando avanti quel lavoro cercando di migliorarlo, difficilmente, perché era l'eccellenza, lo è tuttora grazie a Dio, come persona, cerchiamo di portare avanti il lavoro e migliorare il lavoro che lui aveva iniziato a fare sull'Istituto Agrario. È diventato Leopoldo II di Lorena. L'indirizzo agroambientale territoriale è la ciliegina sulla torta, quindi monitoraggio delle rive, vedere cosa è cambiato, cosa non è cambiato. L'abbiamo fatto con Umberto e altri amici diversi anni, in diverse ricorrenze, da Buon Convento, in alcuni casi anche fino al mare, e abbiamo visto che il fiume, soprattutto nei tratti alti, per la violenza delle acque, queste bombe d'acqua hanno stravolto il fiume e continuano a farlo, movimentando una massa di detriti verso valle che ovviamente, come diceva Angelo, provocano il cambiamento del fiume stesso. Non ultimo, io cito anche i Vigili del Fuoco, perché ci hanno dato una mano enorme, e anche se non ci sono dal punto di vista ufficiale, voi, è inutile che vi dica il motivo, insomma, gli eventi sismici degli ultimi tempi, lo sapete, la priorità è il soccorso per loro, quindi ci saranno, ma in veste informale, come amici, comunque ci saranno, Vigili del Fuoco. Ed è così. Su quello che riguarda la discesa, noi volevamo fare in due giorni, il sabato, da Bonconvento fino a Pagani, col ponte di Pagani, quello sul rettilineo, con le canoe canadesi e il kayak monoposto, e il secondo giorno dal ponte di Paganico fino a Istia d'Ombrone. Questo ovviamente è tutto legato al livello d'acqua, che attualmente è pari allo zero, quindi noi ci riserviamo tra domani e sabato di decidere quale tratto scendere, perché la priorità è la sicurezza, e quindi la priorità è la sicurezza per tutti noi, e quindi la prevenzione. È inutile andare a fare delle cose e poi... E quello che voglio dire è che se non riusciremo a farlo ora, il monitoraggio e quindi la discesa, magari la faremo un tratto simbolicamente, anche per dare una vicinanza temporale maggiore al 4 novembre, no, 5-6, la faremo in un altro momento, e magari non mancheremo poi di rendervi conto di quello che abbiamo visto e come l'abbiamo vissuto. Ecco, quindi se sicuramente qualcosa faremo in questi giorni, però tutto dipende, ripeto, dalla sicurezza, dalle condizioni di sicurezza ambientali che noi ci troveremo ad affrontare.